In ufficio con mamma e papà, la BCC Ravennate Imolese ha promosso a Faenza una giornata di divertimento, spettacolo e gioco e i figli dei dipendenti hanno potuto trascorrere qualche ora nel luogo di lavoro di mamma e papà. Un pomeriggio in festa per tutti i bambini, questa è una bella iniziativa della banca. Raccontiamo come cosa accade, soprattutto da quanto tempo, un po' questa iniziativa. Sì, siamo alla nona edizione quest'anno, quindi già è diventata una tradizione della nostra banca. Almeno una volta all'anno, un giorno all'anno, i bambini entrano in banca, vedono gli uffici che sottraggono per così tanto tempo i genitori dalla loro attenzione, dal loro affetto, e si prendono un po' la rivincita in questo pomeriggio, scorazzando negli uffici, mettendo un po' d'allegria a un ambiente che normalmente sicuramente è più compassato, meno divertente, meno gradevole. Del resto abbiamo aderito a questo tipo di iniziativa anche pensando a un clima aziendale che per noi è sempre stato estremamente importante, nel senso di cercare di conciliare quello che è le difficoltà che quotidianamente un dipendente deve incontra per ottemperare sia agli impegni di lavoro sia ai doveri e al piacere di stare con la propria famiglia. Quindi sicuramente questa attenzione si vede anche dai dati, perché circa un terzo dei dipendenti della banca usufruisce di flessibilità nell'orario quasi sempre per motivazioni familiari. Chiaro che in massima parte, per circa un 70%, sono donne, giovani madri, e quindi credo che questo sia anche una conferma di come si cerca di avere, per quanto possibile, un'attenzione proprio nei loro confronti, nei confronti delle famiglie dei nostri colleghi. Piacevole quindi una giornata come questa, dove sentiamo le voci dei bimbi all'interno di un ambiente che normalmente non è per loro. Sì, sì, come dicevo, è una rivincita un po' dei bambini, ma non è un fatto assolutamente isolato, nel senso che proprio per questo clima che c'è all'interno della nostra banca, che è una banca di credito cooperativo, e per questo deve avere anche un qualche differenza rispetto alla classica banca come è vista dal punto di vista di una istituzione molto rigida e compassata, è frequente vedere anche qualche giovane madre che magari per necessità si porta il figlio in ufficio, e quindi qualche piacevole presenza c'è anche durante il resto dell'anno. Attenzione ai figli dei dipendenti, questa diciamo che è un'eccellenza di quanto riguarda questa BCC Ravennate Imolese. Una giornata come questa magari andrebbe promossa in tante altre attività lavorative. Sì, l'amministrazione comunale ha dato il patrocinio a questa iniziativa che ormai da diversi anni viene proposta qui nella nostra città. Nata proprio come un'iniziativa rivolta verso i familiari dei dipendenti, verso i figli dei dipendenti che avevano l'opportunità di passare un pomeriggio nel luogo di lavoro dei propri genitori e quindi vivere un po' quell'atmosfera, quell'aria che possono tutti i giorni respirare i propri genitori. Poi l'iniziativa si è aperta alla città e quindi non più chiusa all'interno dei locali della banca, una banca qui in piazza che ospita 160-180 unità di personale, quindi direi una delle aziende insieme al comune più grandi nel centro storico. Si è aperta la città con spettacoli in piazza rivolti a tutti i cittadini, e questo è un po' il valore aggiunto che l'amministrazione comunale col proprio patrocinio ha inteso riconoscere e valorizzare. Avete organizzato sicuramente una giornata interessante, una delle tante iniziative che ho organizzato. Com'è stato preparare questo momento di gioco per i ragazzi? Beh, sicuramente è stato impegnativo, però è sempre un piacere organizzare un momento di festa, un momento che coinvolge non solo i bambini, le mamme, i genitori, i papà, ma coinvolge anche tutti i dipendenti, e questa è una prerogativa del CRAL, riuscire a coinvolgere attivamente sia nell'organizzazione sia nella giornata stessa tutti i dipendenti. Spirito di organizzazione, spirito organizzativo, ma anche tanta creatività appunto per creare questa giornata, e sappiamo che ha organizzato, anche creato alcuni degli elementi di questo giorno. Sì, diciamo che all'interno della banca ci sono alcune ragazze che diciamo sono particolarmente creative e che quindi tutte le volte cercano di studiare un qualche cosa proprio per i bambini adatto a questa giornata, un qualcosa di veloce, di semplice e di easy. Siamo con Michela, mamma di? Mamma di Nicola, di 2 anni, e di Viola, di 4. Com'è, Michela, questa esperienza di venire nell'ambiente di lavoro con i propri piccoli?
Beh, senz'altro è bellissimo perché c'è modo di far vedere dove si passa tanto tempo, tutto quel tempo che loro dicono mamma dove sei, e tu gli dici sono a lavorare e gli fai vedere finalmente qual è il posto fantomatico del lavoro. E come mamma come riesci a conciliare questo lavoro? L'azienda comunque le dà modo di dedicarsi anche ai suoi figli? Sì, per me è un po' una corsa ad ostacoli, nel senso che come tutte le mamme che lavorano credo che l'impegno sia fortissimo e sono sempre equilibri precari tra la gestione un po' del tempo per la casa, la gestione per la famiglia, la gestione per il tempo del lavoro, e se ci fosse modo anche per 5 minuti per sé, però è gratificante fare la mamma che lavora, è il lavoro veramente più bello e impegnativo che ci possa essere. Federica, una mamma che lavora qui alla Banca di Faenza, con quale spirito è stata affrontata questa giornata? Perché ha portato qui i suoi figli? Beh, è una giornata che aspettiamo sempre tutti ansiosamente. Come famiglia è molto bello poter portare i propri figli a vedere dove passiamo la maggior parte del nostro tempo quando non siamo con loro. Gli parliamo del nostro ufficio, gli parliamo del lavoro, dei colleghi, e possiamo finalmente mostrarglieli, e loro sono molto felici, mia figlia è contenta di poter vedere che alle mie spalle della mia scrivania ci sono i suoi disegni piuttosto che la sua fotografia. Quindi è un bellissimo modo per creare un collegamento, una relazione importante per noi e per loro. E cosa hanno detto, cosa dicono vedendo l'ufficio dove lavora la mamma? Cosa facciamo mamma qui? Cosa fai qui tutto il giorno? Quindi guardano il computer, guardano i timbri, i fogli, si chiedono, vedono il calcolatore, quindi si chiedono cosa facciamo. Però insomma sono felici di vedere dove stiamo, vedere com'è l'ambiente, così possono immaginarsi qualche cosa quando noi diciamo ciao tesoro, ci vediamo più tardi, e loro sanno, possono immaginarsi il luogo, e questo è importante, è più facile per loro lasciare il babbo e la mamma che vanno via secondo me. E per la mamma magari sapere che i figli conoscono anche il loro ambiente è un modo per andare al lavoro magari anche leggermente più sereni. Molto più sereni, perché so che lei è più tranquilla. So che lei sa dove sono e con chi sono le persone che sono di fianco a me, gli dico i nomi, glieli ho presentati, e loro dopo i prossimi giorni magari mi chiedono Roberto c'era oggi a lavorare con te, e questo è molto bello secondo me, è veramente un segno forte che viene dato secondo me alla società e alla famiglia in generale. Siamo con Marco, padre di due bimbi, di quanti anni? 6 e 2 e mezzo. Com'è portarli qui all'interno del luogo di lavoro? È bello perché tutti gli anni si divertono, vedono il posto dove babbo lavora e non vedono l'ora di questo evento, perché gli sembra una cosa così segreta dove babbo lavora in banca, le cose un po' strane che fa, tutti questi corridoi, tutti questi uffici, quindi si divertono tantissimo. Cosa piace di più a loro di questo ambiente? Beh, la scrivania del babbo sicuramente. Due poi palloncini, poi beh, c'è tante attività da fare qui, quindi dai, si divertono molto. Una bella esperienza. Sì, molto.